alle Welcoming Cities, sempre Palacongressi di Rimini. Oggi si è parlato di notte, di illuminazione, e non poteva mancare Maurizio Rossi, Architectural Lighting Designer. L'architettura, l'illuminazione architettonica è psicologica. Questo che cosa significa? Fondamentalmente psicologica. Infatti, quello che io ho aperto la discussione facendo vedere il monumento a George Washington. Il monumento a George Washington è illuminato come fosse un campo di calcio. Perché? Perché il monumento che rappresenta il fallo, l'obelisco rappresenta il fallo, e quel fallo in particolare è raddoppiato da riflesso dell'acqua. Quindi è un fallo enorme che rappresenta la potenza americana. Quindi un fallo non può essere vagamente illuminato, un fallo deve essere potentemente illuminato, deve essere, rappresenta la potenza. Quindi quella è una lettura psicologica. E cosa ne pensa del nostro Colosseo, della Torre di Pisa? Questi capolavori dovrebbero essere analizzati architettonicamente, preso l'elemento che li contraddistingue e illuminato con molta leggerezza, come fosse cipria, per farli vedere di notte come si dovrebbero vedere. Ci dovrebbe rimanere un misto di romanticismo, realtà mischiati insieme. Se noi giriamo per le città, Roma, io vengo da Roma, c'è un gran rumore e nessuno sente niente. Io ho fatto un lavoro dove al mio cliente ho consigliato di lasciare il giardino buio, perché lasciarlo buio era l'unico modo per farlo apparire rispetto a tutto il resto che era illuminato a giorno. L'illuminazione architettonica rende però le città più accoglienti, anche se... Può. Non in modo sempre. Giusto. Per fare in modo giusto servono alcune cose precise. Prima di tutti, se uno vuole fare il pittore, deve conoscere i pennelli e i colori. Allora, per fare in modo giusto bisogna prima di tutti seguire una scuola adeguata, non un master di 6 mesi. Si fa una scuola adeguata. In Italia non c'è. L'illuminazione si deve dividere in 2 categorie, l'illuminazione decorativa e l'illuminazione architettonica. L'illuminazione architettonica non aggiunge nulla, l'illuminazione decorativa invece è decorativa di per sé e non deve essere neanche illuminazione. Se io prendo una bella donna e l'illumino bene, io sto facendo una fotografia di una bella donna illuminata bene. Se io quella donna poi gli metto un cappello, un altro acconciatore, un'altra cosa, io sto facendo una creazione, sto creando e la illumino, e ho fatto, non ho illuminato una donna, ho fatto una creazione di illuminazione. Sono 2 cose molto diverse. Un gioco fatuo, perché non arricchisce la qualità delle opere d'arte che esistono in Italia. Noi ce ne abbiamo tantissime. Se lei va a Gela, a Selinunte, durante un momento che c'è il plenilunio, tutto quanto è illuminato appena, con pochissima luce, ma è così fantastico. Ecco, noi vorremmo avere quel tipo di illuminazione, che si può avere. Tanta luce annulla. Noi vediamo la luce, noi vediamo le cose attraverso le ombre. Troppa luce annulla tutto. Se io prendo una cosa e la illumino tantissimo, io annullo le prospettive, annullo i chiari oscuri, annullo tutto. Se io la illumino radente, metto in evidenza pure i mattoni. Quindi è come si illumina e quanto si illumina. Noi oggi illuminiamo troppo e male, perché dopo tanti anni ormai la sensibilità dell'illuminazione ormai è diventata una sensibilità televisiva. Cioè tutto deve essere di più, tutto deve essere pacchiano, banale. L'importante è c'è la banalizzazione totale. Io non sono d'accordo su questo, ovviamente.